Si mettono male le cose per oggetto. L'arcivescovo di Otranto, Monsignor Franco Cacucci, nei giorni scorsi ha deciso di spostare dopo 33 anni il parroco di questo centro, Don Vito Catamo, di 60 anni, a Spongano, altro comune della diocesi, dove il parroco precedente è stato coinvolto in una vicenda con una donna e sollevato dall'incarico. A nulla sono valse le proteste della comunità sancassianese, per la quale Don Vito è molto più di un sacerdote, per cui nei giorni scorsi, passata la festa di San Rocco, hanno bloccato tutte le chiese. Noi non conosciamo ancora l'altro parroco che ci è stato designato. Non abbiamo niente contro quest'altro parroco, però noi Don Vito lo vogliamo perché lo conosciamo e ci ha cresciuto. Ha cresciuto me, ha cresciuto i miei figli. Sposati, Don Vito. E quindi manteniamo ferma questa festa.